Ciao, ciao, sono Mario Fanchini, ciao. Alberto. Mario Fanchini. Bianca. Sono un ex partigiano della Servodei. Ma voi da piccolo eravate dei Balilla, perché avete deciso poi di diventare partigiani? Non è che abbiamo deciso, quando ho compiuto i 7 anni, quindi 7 anni, mica 70, 7 anni, i miei genitori sono stati obbligati a iscrivermi ai Balilla dei fascisti. E il Balilla mi ha dato una divisa che era formata da un paio di pantaloni corti grigio-verde, da una camicia nera e di un fez con un fiocco che veniva giù così. E l'hanno pagata, non è che l'hanno regalata ai fascisti, l'hanno pagata. Fino a 15 anni era la vita normale dei bambini, dei ragazzi. Io ho finito la quinta elementare che avevo 11 anni. Perché sono nato nel 20 e quindi nel 31 io avevo già fatto le prime scuole fino alla quinta elementare, perché poi nel mio paese c'era solo la quinta elementare. Di lì, siccome eravamo una famiglia povera, i miei nonni hanno cercato un posto dove per un ragazzo potevo fare qualche lavoro e guadagnare qualche cosa per la famiglia, perché si viveva male. E infatti mi hanno mandato da un calzolaio che abitava a Castelletto Ticino, che io sono di Castelletto, un calzolaio che faceva le ciabatte, però le ciabatte che non ci sono più adesso, sono quelle ciabatte che mettono sulle donne in casa per fare la pulizia, ecco. Che erano ciabatte fatte poi con la suola, erano le coperture delle biciclette, quando non erano più buone tagliavano fuori e facevano la suola. Io ho lavorato fino a 14 anni, quindi da 11 anni e mezzo fino a 14 anni, e mi hanno fatto lavorare a Cottimo. Mi davano 20 centesimi al paio. Io al massimo che riuscivo a fare era 20 paia al giorno, ma lavorare dalla mattina alle 7 fino alla sera magari alle 8. Per guadagnare poi 20 centesimi al paio, ecco, fino a 15 anni. A 15 anni allora avevo l'età per andare in una fabbrica, e sono andato alla SIAI Marchetti di Sesto Calende, dove facevano gli aeroplani da bombardamento, gli aeroplani trimotori da bombardamento, perché si prevedeva già la guerra, no? Io avevo 15 anni nel 35. Quindi dopo 5 anni la guerra è scoppiata. Allora, lì guadagnavo 35 centesimi di una lira, 35 centesimi all'ora. Facevo questo orario, ascoltate bene, che orario mi faceva fare il fascismo quando avevo 15 anni. Incominciavo alle 7 del mattino fino a mezzogiorno, riprendevo alle 12:30 fino alle 6 di sera, riprendevo alle 8 sino alle 11. Ecco. Pensate che io abitavo a Castelletto e la fabbrica degli aeroplani è a Sesto Calende, cioè di là del lago. E per andare di là o prendi la barca, c'è una barca dei barcaioli che ti portano di là, però costa 20 centesimi. O altrimenti dovevi fare il giro del ponte a piedi, e per risparmiare i 20 centesimi io tutte le mattine mi alzavo alle 5:30 per andare a lavorare alle 7, facendo il giro del ponte e arrivare in fabbrica, che erano 3 chilometri, capisci? Lì sono stato dentro fino a quando mi hanno chiamato a militare, perché c'era già la guerra del 1941. Nel 1941, alla guerra, io ho conosciuto un bravissimo uomo che era di Borgo Sesia, che ha incominciato a avviarmi verso un'ideologia politica contro il fascismo. Poi dopo sono andato a militare e mi hanno mandato in aviazione, perché tutti quelli che lavoravano in quella fabbrica lì, quando era il momento di andare a militare, li mandavano nell'aviazione, perché eravamo abituati a lavorare sugli aeroplani, no? E non facevamo gli aeroplani, a noi ci facevano scaricare e caricare la roba, non gli aeroplani. Ecco. Però cos'è successo? Questo è un fatto importante, sappiatelo, perché questo è il fascismo. È successo che a furia di mandare a chiamare gente per far la guerra, hanno quasi vuotato la fabbrica. C'era tanta gente, eravamo 12.000 in fabbrica,
c'era tanta gente, però di operai capaci di lavorare non ce n'era quasi più perché li avevano richiamati a militare. Ecco, in quel momento, per poter lavorare e fare gli aerei, hanno richiamato un 200 o 300 giovani della mia età, che eravamo quelli che avevamo imparato a lavorare bene, e farli ritornare a casa, cioè esonerarli dal militare e tornare a casa per poter lavorare, perché altrimenti lì lavorava più nessuno, non erano capaci, c'era dentro calzolai, barbieri, c'era dentro tutta gente che non sapeva nemmeno cos'era un aeroplano. Ha dovuto chiamare per forza noi giovani, che loro avevamo già 20 anni, per poter mandare avanti la produzione. Io lì ho conosciuto un'altra persona di Borgo Sesia, si chiamava Gian Taglioretti, adesso è morto, si chiamava Gian Taglioretti, questo era un comunista, e questo comunista, lavorando assieme all'aeroporto, dove era l'aeroporto di Venegono Superiore, in provincia di Varese, ecco, io lavorare assieme a questo qua mi ha fatto capire che il comunismo era una cosa importante a quei tempi. Quindi nel 1942 io mi sono iscritto al Partito Comunista quando c'era ancora il fascismo, quindi sono diventato da balilla, ho fatto l'avanguardista e poi ho fatto il premilitare e il militare e poi sono diventato un comunista, quello è il percorso, da balilla a comunista, ecco. E quindi poi da comunista ho fatto la guerra di liberazione e con tutto il resto sono stato ferito in una gamba anche, con tutti gli annessi e connessi. La gamba però è stato ferito non da una pallottola, perché siamo andati a liberare Milano all'ultimo giorno della guerra, aiutare a liberare Milano, e sparavano i fascisti, sparavano delle finestre. In corso 22 marzo a Milano sparavano giù dalle finestre, noi per poter capire da dove sparavano ci siamo sdraiati per terra con la pancia in su in modo da vedere le finestre. Loro sparavano giù con una mitraglia pesante e delle pallottole hanno spaccato un pezzo di angolo del palazzo dove eravamo là noi sdraiati sul marciapiede, e questo pezzo mi è venuto giù su una gamba e la gamba ha funzionato più, ho dovuto andare all'ospedale quando sono rientrato a Novara, però ecco perché. Quindi lì è incominciata la guerra partigiana, praticamente. Ho incominciato con delle piccole azioni, ma pericolosissime, per esempio quello di togliere la corrente elettrica alle fabbriche, rompere i fili, tagliare i fili, oppure mettere su dei massi sulle ferrovie per fermare i treni, cioè erano già i primi sabotaggi che si facevano, finché poi c'è stata dopo l'8 settembre l'invasione tedesca. Dopo l'8 settembre c'è stato l'armistizio, l'Italia non voleva più fare la guerra. Allora sono venuti i tedeschi a occupare tutta l'Italia e assieme con i tedeschi hanno rifatto il Partito Fascista, che sono poi la Repubblica Sociale Italiana, che si chiama Repubblica di Salò, dove lì non c'era più un partito, lì c'era una massa di delinquenti, perché io potrei raccontarvi 100 casi che vi fanno venire sulla pelle d'oca di quello che hanno fatto questa gente contro la popolazione, contro i partigiani, compreso il Colombo, perché i buchi che aveva dentro quando l'hanno lavato non erano buchi di pallottole, lui l'avevano trucidato. Allora, ecco, e lì poi siamo andati alla liberazione. Sappiate una cosa però, oggi si tende a far credere che la guerra di liberazione non era una guerra di liberazione, ma era una guerra tra italiani, No, la guerra che abbiamo fatto noi è stata la guerra per liberare l'Italia dai tedeschi e dai fascisti, perché i fascisti erano peggio dei tedeschi in Italia, capito? Ecco, quindi è arrivato il 25 aprile, se volete saperne di più vi dirò che io sono rientrato in fabbrica, ho lavorato ancora un paio d'anni in fabbrica e poi sono andato a fare il sindacalista. Ho imparato a fare il sindacalista delle più importanti fabbriche metalmeccaniche, che sono quelle che c'erano allora a Omegna e a Villadossola. Sono stato in carcere, perché poi mi hanno arrestato dopo, non c'erano più i fascisti, ma c'erano altri che mi arrestavano, soltanto perché ho fatto un comizio dove dicevo che
di guerre non ne vogliamo più e quindi chi ci chiama dobbiamo rispondere no, noi non andiamo più a fare la guerra. Ecco, pertanto per disobbedienza, disobbedienza mi hanno rifilato al carcere militare di Peschiero, ho fatto 4 mesi per 2 parole, no? Ecco.